Codex Buranus, manoscritto del XIII secolo, conservato ora alla Stadtbibliothek di Monaco di Baviera, trasmette un corpus di oltre 200 testi poetici medievali, la maggior parte in medio latino, alcuni in alto tedesco. Sappiamo che queste liriche erano destinate al canto, quindi si tratta a tutti gli effetti di un canzoniere. Rappresenta uno spaccato importantissimo dell'immaginario poetico medievale visto dalla parte dei chierici vagantes, questi studenti che si trasferivano da un'università all'altra e riversavano in questi testi la contestazione nei confronti delle autorità corrotte della Chiesa. Solo 47 di questi brani conservano la loro melodia originale, ma con una notazione un po' complessa da interpretare, perché è una specie di notazione stenografica, la notazione neumatica. In che modo quindi si è potuto risalire alle melodie? Questo lo scoprirete se verrete il 21 ottobre al Teatro Manzoni a Bologna, dove insieme al professor Giovanni Carlo Federico Villa vi parlerò e vi canterò di questi brani e lui tratterà in maniera più approfondita dei ben più famosi Carmina Burana di Carlo Orff. Vi aspettiamo!